Come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Cos'è? Ma lo sai che è una bustina? Con un coso per gli occhiali e basta, non è niente di che, lo sai? Come stavo dicendo, ciao Saliners, come state? Bentornati nel nostro canale che è poderoso. Allora, questo è un video molto 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 semplice, molto easy, molto sciallo, molto tranquillo, in cui la Yusi si prepara insieme a voi perché non so che cosa mettermi, non so come truccarmi, non so cosa faremo oggi, non ho idea di come andrà questa giornata perché oggi non è un giorno come gli altri, perché oggi è il compleanno di mia sorella, della Kiki. Quella piccolina, quella che oggi fa 10 anni, sto cominciando. Ok, basta. E niente, allora mi devo preparare perché sono sicura che mamma farà un sacco di foto oggi. Non voglio essere inguardabile. Ok, vado un attimo. Oddio, ma cos'è quella roba? È un topolino che fa la nonna, scende. Sì. Ma che carino, vedi tu? Sì. Per me non c'è niente. Anch'io voglio un topolino per me. Ok, io lo come. Grazie. Copri una mamma. Comunque stavo dicendo, dato che mi sono svegliata da poco e niente, vado a lavare i denti, torno subito e iniziamo magari a piastrarci. Parla come i chipmunk stasera adesso. Mi lavo i denti, dopo facciamo la piastra, trucco e poi per il vestire è il caos più totale perché non ho idea di che cosa potrei mettere. Perché poi la solita la cosa brutta di adesso è che non si capisce niente. Cioè io non capisco se oggi farà caldo o farà freddo, perché a volte fa tipo caldissimo adesso e tra mezz'ora tipo si congela. Nina nana della A. Ed è orribile sta cosa, perché anche il meteo sbaglia, quindi non si capisce veramente niente. Arrivo subito comunque. Ciao a tutti, come state? Grazie Selena. Ciao a tutti, come state? E il bagno è stato occupato. Breve storia triste. Quindi devo aspettare un attimino perché il mio spazzolino è in quel bagno là. Ok, ci sono, sono pronta. Devo andare a prendere la piastra e i trucchi. Quindi voi mi aspettate un attimino qui. Ok, I'm back bitches. Allora, ho preso la spazzola così mi posso pettinare un pochino i capelli, anche se questa non è la mia spazzola perché la mia non mi fa tanto male. Io soffro ai capelli come non avete idea, cioè tipo sono un botto delicata, appena me li tirano un pochino io muoio, tipo quando mia madre mi faceva la coda ed ero piccola, non la coda, qualsiasi cosa ai capelli. Ah, che dolore, e con queste mi fa un botto male, con quella spazzola che uso io no. Cioè, così per niente. E poi non sono nemmeno andati, questo è il punto. Ok. Come cavolo fanno a farmi male se non sono nemmeno tanto andati? Cioè, perché la piastra l'ho fatta anche ieri. No, vabbè. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso i trucchi essenziali per l'esistenza della Yusi. Pennellino per le sopracciglia e cosino per le sopracciglia. Gel, non si chiama cosino. Gel per le sopracciglia. E poi ho preso il rossetto, che era, cioè il rossetto, la matita, che in realtà io la metto anche nei bordi, ve l'ho già fatto vedere come la uso, ma non so se la metto, perché intanto mi faccio le sopracciglia. Oh, ho scordato le lenti. Ah!
Non so se rifare la cavolata che ho fatto l'anno scorso. Allora, voglio tagliare il sopracciglio. Cioè, voglio fare il taglio nel sopracciglio tipo qua, così. Solo che... Come faccio? Ci starebbe però. Ah no. Sì. Sì, ci starebbe. Lo voglio rifare. Adesso no. Non so come, ma lo rifaccio. Scrivo la Alessia, così la rifacciamo insieme. Dato che ogni volta che faccio il video vai in stanza di mia madre, voi l'unica cosa che guardate è quel calendario, adesso lo vado a mettere a posto. Anche se ormai è già quasi finito l'anno. Ok, ora non potete più dire niente. Allora, ho qui i miei trucchi, ma vi giuro che mi sa che inizio con la piastra, perché così mi sento più a mio agio. Non lo so, è una questione psicologica. Prima la piastra, poi il trucco, sì, dai. No, oggi comunque non ho molte cose da raccontare, perché in questi giorni non ho fatto chissà che cosa. Siamo molto, molto, molto indaffarate con le cose per il compleanno della serie, basta. Della serie, della Kiki, perché come sapete appunto loro lo festeggeranno sempre insieme, come hanno sempre fatto. E io ho già preso il regalo, ho fatto anche il video in casa, ancora non l'avete visto. E poi alla Kiki invece gliel'avevo già fatto il giorno prima il regalo. Manca soltanto mia mamma, che in realtà lei mi ha già detto che cosa vuole, solo che non si trova da nessuna parte, dovrei ordinarla, ci mette un sacco. Oppure tipo gli facciamo uno shopping noi figli a lei. Adesso però sto guardando quale sarebbe la idea più carina da fargli. E poi il regalo che ho preso la serie è stata una cosa per scattare, una cosa utile che gli servirà, perché il suo regalo arriverà tra un po', penso in un mese. In un mese arriverà il suo regalo super super wow. Mamma, dimmi. Ho portato bebe. Oh, che bello questo bebe, fammelo vedere. Sì, mamma. Ho portato bebe. Con la mia, mamma. Ho la dita? Guarda, questo. Gli do la dita, quella? Mamma. Dai, mamma. Ah, le qui. Mi aiuti? Così. Ti metti qua accanto a me? Ok. Ripeti, mi aiuti, Sele, che devo farmi la piastra. No, mamma. Ok, io lo tengo lui, tu mi metti a me. Sì. Grazie, Sele. Vieni qua. Anche lei è svegliata un po'. Però più di me. Ai, l'orecchio. Grazie. Tu mi pettini l'orecchio, però. L'orecchio? Perché? Ah, no, lo so perché. Sele, qual è il tuo colore preferito? Vito giallo. Davvero? Sì. Oh, non lo sapevo, non pensavo rispondessi. E invece, qual è il tuo cibo preferito? Ok, hai fatto. Hai fatto, grazie amore. Amore, qual è il tuo cibo preferito? Pito mamma. Pito mamma. La mamma è il tuo cibo preferito. Fichi, papà, Fito. Tu preferisci un panino con i cicci oppure preferisci la cioccolata? Voglio cicci. Ti piacciono i cicci? Sì. A lei piace tantissimo la carne, vero? Vi giuro, va matta. A volte quando io mi metto a fare la carbonara, lei viene lì accanto a me perché sente il profumo di carbonara, tanto quello si sente, il pecorino, il parmigiano e tutto. E quasi cicci. Lei vede la scatoletta di... Mamma. Lotto fallo lotto. Lotto fallo lotto? Voglio cioccolata e voglio cicci. Vuoi la cioccolata e vuoi i cicci? Va bene amore, dopo li andiamo a comprare insieme? Da. Io voglio cicci. Ma ti sento che va bene. Ti sento che va bene. Vuoi sapore. E lei niente, a volte si guarda, mangia pure mamma, i cicci crudi. Guarda mamma. Vieni, ma che cos'è questo? Gelato, sì. È un gelato? Sì. È molto buono questo gelato. Ah, lo vuoi tu, scusa. No, anche per la cilena.
Il mio gattino bello. Questo ti vuoi mangiare la mia mano pure? Guarda. Wow. No. Che buono. Ti amore mio. Che io mi faccio la piastra. Tieni amore mio, che io devo fare. Tieni principessa. Hai fatto gli auguri alla Kiki che oggi è il suo compleanno? Sele? Dite che mi credo suonando il capello. Dove l'hai presa questa cannuccia? Bibiti, bobiti, tu! Ma via! Adesso è la sirenetta, sono la sirenetta. No, devi dire avacadabra, pata de cabra, si no sal le oi saldrà. No, non era questo. Cra se non te riuscivo a più guardare. Fermati. No, ti faccio vedere una cosa, ti giuro, aspetta, sono giù. No. Magia. No, basta di queste magie. Dopo tu mi fai diventare di nuovo una rana. Vuoi che ti alza la piastra? Magia. Se ne fai male, fai male. Come anche lui? Ok, mi stava chiamando la ragazza che sta organizzando l'angolo palloncini per il compleanno della Selena, che appunto sarà dopo domani. Io finisco di farmi la piastra, intanto faccio la diretta su Instagram con voi o su YouTube, adesso vedo su TikTok. E dopo, appena finisco di farla, ritorno qua a vloggare. Sono tornata qua perché non mi funziona di Instagram. Quelle di TikTok ancora non me le hanno sbloccate. Vabbè, quelle di Instagram in realtà mi funzionava, poi ad un certo punto si è buggato il tutto, quindi lascio stare. E adesso riportiamo con questa piastra. Ok, ho quasi finito di fare tutta la piastra. Se sentite dei versi, tipo questi sono i cartoni della Stella che sta guardando qua davanti a me. E adesso appunto mi manca tanto questo pezzettino qui. Ok. In questi giorni ho veramente un sacco di pensieri addosso. Non so cosa voglio fare della mia vita. E tengo mancanza di carigno. Avete presente quando tipo sentite un vuoto dentro di voi? Ma del quale siete consapevoli? Cioè, non so come spiegarlo. Tipo quel vuoto si riempirà soltanto fra un po', cioè con del tempo. E voi invece non avete pazienza e magari volete che si riempia subito. Ecco, sono io una cosa del genere. E mi dà un sacco di fastidio vedermi così, vi giuro. Cioè non è che vedere, perché non è che sto chissà quanto male. Solo che ogni tanto arrivano quegli attimi in cui tipo che palle, mi incazzo un sacco. Ma mi incazzo da sola. Non lo so.
È difficile da spiegare, però penso che abbiate capito. È angosciante. Si dice? Sto pensando cosa mettermi poi adesso. Cosa mi metterò? Forse un vestito? E che vi giuro, non si capisce se fa caldo o freddo. Amore? Guarda, non voglio. Non voglio, mamma. Sembra che oggi farà caldo, ma sono sicura che dopo farà freddo. Dopo lo guardo il meteo, ma secondo me tanto quel meteo è sfasato e ci sono tipo tre siti diversi su cui guardare il meteo e ogni meteo di questi tre siti ha il meteo diverso, quindi a quale devo credere? Bello Sele, questo film che c'è stasera. Poi mia mamma dovrebbe tornare a mamma. Non vuoi che metta la musica, vuoi continuare a guardare i tuoi cartoni, quindi? Guarda. Oh, che bello, grazie. Anche tu sei bellissima con quella spilla. Solo che... vabbè, niente, lasciamo la mia. Ti piace la mia spilla? Ah, un'altra, me ne metti, va bene. Va bene, e poi stavo anche pensando alla location. Perfetto. Volerò sugli ali del mondo, nel cielo infinito. Resterò per sempre bambino e questo è il destino. Ah, io mi sono bruciata merda. Ragazzi, il giorno in cui voi vedrete la Yuzi in una piscina a nuotare con una coda da sirena comprata che costa tipo 150 euro, considerate che la Yuzi è la persona più felice del mondo. Prima o poi, giuro, me la compro. Giuro, perché tanto... Allora, è da quando ho 4 anni che gira che la mia madre non me l'ha mai comprata. Perché ha detto che non spreco dei soldi. Ma non ho spreco dei soldi, vi giuro. Mi farebbe veramente contenta. Quindi, niente, o lo compro o lo compro. Io continuo a chiederglielo poi, eh. E non me la compro mai. Giuro. No, basta, mi sono decisa. E quest'anno la compro. Ai, mi ha fatto male. Sembro io sua figlia. Morte, cacca così, vede data, cacca nati, morte, cacca senti, tutti. Oh, guarda che com'è, quanto mantiglia male, Non ci so. La amo demasiado, questa hermosura del Señor. Penso che questo sia uno dei miei video più tranquilli in assoluto, molto... Senza troppi strilli. Comunque mi fa morire la gente che si mette sotto i miei video e mi dice: Madonna, ma perché si deve atteggiare così? Ma perché con gli atteggiamenti così? Ma perché muovi così tanto le mani? Ma porca merda, ma una vita, amore mio, posso? Col permesso? Oppure vi giuro mi ha fatto molto arrabbiare, però poi ovviamente non è che sto a rispondere i commenti, perché alla fine sono veramente stupide le persone che pensano una roba del genere. Per esempio, no, questo lo devo sottolineare, assolutamente, nel video in cui vi ho raccontato il motivo più o meno per cui mi sono lasciata con Cri. Raga, quel video, ho visto dei commenti e vi giuro, se avessi avuto quella persona davanti a me l'avrei presa a schiaffi un botto. Commenti del tipo: ah,
Ma guarda che si vede che sei immatura, eh? Io ho quest'età, ho 20 e qualcosa anni e io già capisco, non sono come te, capisco che uno lavora e che quindi lui non si può permettere di fare questo, questo e quest'altro, che è normale che faccia così, 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 alla fine sto tanto lavorando. Oppure vedi che sei immatura perché tu pensi al fatto dei mesi, che è una cavolata, che è un quello, che è una cosa insignificativa. Oh, una relazione me la devo vivere come piace a me o come secondo te è giusto che sia? Parlando del fatto che io in tutto quell'intero video non ho parlato male di Christian, perché io a Christian gli porto rispetto, io voglio un sacco di bene e ci parleremo ancora, se è questo che vuole sapere. Io non ho detto nulla di questo, non so perché ci sono quei commenti brutti, perché io di Christian non ho detto assolutamente niente di brutto, niente, anzi ho detto che sono io quella che non si sentiva bene e che quindi ho deciso di fare questa cosa, di fare questo passo, sono io. E non so perché sembra che io l'abbia attaccato. Io non l'ho attaccato in nessun momento e le persone che lo pensano stanno male. Riguardatevi il video altre due volte, per carità. E sul fatto dei mesi, allora, se io ritengo questa cosa importante e io sin dalla prima volta in cui vedo questa persona dico che per me la data è una cosa importante, chi sei tu per dirmi guarda che è una sciocchezza? Ragazzi, ok se stessimo insieme da 4 anni, ok. Vabbè se avessimo tipo 30 anni, 40 anni che ti devi vivere una relazione in questa maniera, tipo che lo aspetti dopo che vai a finire di lavorare, queste cose qua. Anche perché non è solo il fatto del lavorare che lui non trova il tempo. Io l'ho visto a lui senza tempo nemmeno per lui stesso, ed era una cosa che mi dava fastidio perché io vedevo che lui era perennemente stressato e quel lavoro lo stava veramente... Quel lavoro lo stavo consumando perché io non lo vedevo più felice. Quindi non è una cosa che parte tanto da me, capito? Perché io pensavo a lui soprattutto. Io non lo vedevo star bene. Non lo vedevo star bene. E mi sono anche permessa di dirgli: prova ad analizzare questa cosa. Vedi se è veramente questo che vuoi nel tuo futuro. Lo so che tu fai il cuoco da tutta la vita, ma se ti devi ridurre in queste condizioni per un lavoro, cioè ce ne sono tantissimi altri dei lavori. Mi sono permessa di dire questa cosa a lui perché io l'ho visto sfinito. Non è che non aveva tempo per me e basta, non aveva tempo per lui ed era questa la cosa che a me dava ancora più fastidio. Quindi prima di dire tante strongolate, pensateci, perché voi non siete lì in quel momento e voi non sapete le cose, non sapete come sono andate le cose, non sapete proprio niente, voi sapete quello che io decido di dirvi. E se alcune cose avevo deciso di non dirle, è perché comunque dai, alla fine sono anche affari suoi, non sono fatto affari miei, però... Devo precisare questa cosa perché non voglio passare io dalla parte del cattivo, perché io non ho detto nulla di male su Cri, capito? Io, ripeto, c'ho ancora adesso un rapporto stupendo con Cri, assolutamente, ne abbiamo passate così tante, mica si può cancellare questa cosa così, però stiamo cercando appunto di cosare, dai, avete capito? Scusami, cioè, è che mi ha fatto veramente arrabbiare sta cosa. Se a te, persona che mi stai scrivendo questa cosa, ti va bene che... Ti va bene che nella tua relazione non si festeggino i mesi, non si festeggino gli anniversari, non si festeggiano queste cose qua? Cioè, diciamo, amore, andiamo a mangiare. Se per te va bene non festeggiare queste cose, cioè, io non sono nessuno per dirti come te la devi vivere con la tua relazione. Non capisco perché tu ti devi impicciare sulla mia. Però, ragazzi, io questa cosa la ritengo una cosa importante. La ritengo una cosa importante. E a prescindere da tutto, rimane una cosa importante. Ok, dopo questa breve parentesi, spero veramente che voi abbiate capito il significato delle mie parole in quel video. Perché... la maggior parte del personale appunto che ha commentato quel tipo di cose secondo me non aveva capito proprio niente. Detto ciò, ho finito di fare la piastra e sono in questi detto ciò ho finito di fare la piastra e dai, mi va bene, mi accontento. Dovrei fare le sopracciglia, il taglio se lo voglio fare lo farò un'altra volta con l'Ale, le sopracciglia, e poi non so se vi voglio toccare pesantemente oppure no. E cosa mi metto? Non lo so, c'è il sole di fuori, adesso guardo il video.
in teoria dal meteo mi dice che oggi è tutto sereno, ci sarà un bel tempo. Quindi dovrei fare le sopracciglia e poi andare a scegliere qualcosa insieme a voi da mettermi. Però dovrei anche chiamare mia mamma per sentire se facciamo qualcosa di elegantoso, che mi devo vestire in un certo modo, oppure posso vestirmi anche un pochino alla maldita sia. Ok, sto scendendo di nuovo giù con Troy, che è qui, il mio ciccione bellissimo. Ragazzi, mi fanno una pena le mie scarpe, che le avevo comprate, vi giuro, neanche 3 giorni. E sono già sporche. Comunque, adesso le faccio fare la pupù fuori. E poi oggi hanno un pochino di cose da fare anch'io, perché oggi è come una della Kiki, domani è di mia mamma, dopodomani è quella della Selena, e che festeggeranno il pomeriggio sia quella della Kiki che quella della Selena. Abbiamo un sacco di cose da fare, un sacco. È mio. Ma chi sta questo? Gli sta la nonna. È mio. Cos'è? Cazzo. Ecco il tuo Huawei. Davvero? Davvero? Chi, sei contenta? Sì. Non è quello che volevi? Sì, sì, sì. No. Buongiorno amori. Allora, è già il giorno dopo di ieri, quindi oggi è già il compleanno di mia mamma. Ieri alla fine, per festeggiarlo così in modo semplice, con quella della Kiki, siamo andati al ristorante insieme. Infatti vi ho messo fatto una scena perché ci stavamo godendo tutta la serata. E abbiamo fatto ovviamente gli auguri a mezzanotte a Yama, tanto che oltre fa spunto, quindi non l'ho filmato. Però adesso siamo al lavoro, è ancora mattina, io mi sono appena svegliata e mia zia sta facendo un dolce. Da mangiare a pranzo non so cosa mangeremo, però so che mia zia sta facendo un dolce e adesso blocchiamo anche questo pezzo qua. Per il compleanno, ma sicuramente faremo qualcosa così semplice, appunto. E poi, come sempre, come vi ho detto anche prima, gli altri giorni, domani sarà il compleanno veramente delle figlie. Domani è il compleanno di mio figlio. No, oddio. Stavo editando il video, sono in bagno, mi sono resa conto che non avevo registrato la parte finale, quindi vi saluto qua, vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo al prossimo video che vi faccio uscire o oggi pomeriggio oppure domani.